Ciao a tutti, bentornati sul canale, come state? Io sto un po' così perché la telecamera è in alto, mi si è rotto tutto il fatto qua per tenere la telecamera del cellulare, aspettate che sposto un po', e quindi niente, l'ho messo in bilico, quindi vedrete questo video un po' così traballante, però se guardate i miei video voi sarete abituati alle mie così inquadrature molto da mal di mare, quindi vabbè, non ci sono problemi. Allora, oggi faccio questo video perché sono appena tornata da un giretto da Tiger, che ci piace un sacco. Ecco qua la busta di Tiger dal sapore natalizio. E infatti ci sono un po' di cose di Natale. Ci sono già le cose di Natale da Tiger, ma io non ho comprato moltissimo, perché tante cose ce le avevo già, sono cose che hanno riproposto, quindi non le ho prese, ma vi faccio vedere subito quello che c'è nella busta. Allora, la prima cosa che c'è non è una cosa di natalizia, ma una cosa per la casa, sono le spugnette, queste qua, che servono per pulire, che sono da una parte più morbide e dall'altra parte sono un po' più, come si può dire, raspose. E queste mi piacciono perché sono super colorate, simpatiche, e quindi niente, io quando le trovo le compro. Ho preso queste qua. Poi ho comprato un sacchettino, come tutti gli anni, di questi che sono i mini bastoncini di zucchero. Adesso ve li faccio vedere, che sono troppo carini da mangiare così, oppure per guarnire torte, cupcakes, dolcetti vari di Natale. Poi ho preso questa, una scatola di latta, perché ho già due o tre scatole di latta di Tiger, sono alte. Invece stavolta ho preso questa qui, quadrata. E queste scatole sono super utili quando fate dei biscotti, dei dolcetti, perché se li mettete qui dentro si conservano benissimo. E quindi ho pensato di prendere questa con questa fantasia blu, perché le altre che ho sono rosse, ce n'erano tantissime rosse, molto belle, però già ce le ho, e quindi ho preso questa qua. Andiamo avanti. Ah, poi vabbè, ho preso questi che sono quei fiocchetti che servono da mettere sui pacchi, sui pacchettini, clima natalizio, molto carini questi qua, di tutti i tipi, tutti i colori. Allora, i prezzi non ve li dico, perché tanto non vi interessano granché, e comunque sono tutte cose che costano tra i 2 e i 4 pound, 1,50 pound, insomma in tutto ho speso 20 pound per queste cose che vedete. Allora, poi qua incartate, cade tutto, qui ci sono delle cose che mi sono state incartate. Allora, ho preso questo vassoietto qui, di ceramica, con queste striature nere. C'è anche al contrario, nero con le striature bianche, perché mi serviva una roba per metterci la frutta, insomma, che se no non so mai dove mettere in effetti, e quindi ho preso questo. Io di frutta non è che ne compro moltissima, questa va benissimo per me, ma questo è carino anche se ci volete mettere delle noccioline, delle patatine, insomma, eccetera. Poi ho comprato due piattini di Natale, questi piattini c'erano davanti proprio, e io ne ho presi due così per fare la colazione di Natale. Questo qui con Babbo Natale e la ghirlanda e il suo fiocchetto rosso, e poi un altro che è così, la ghirlanda e la scritta I love Christmas time. C'era anche con la renna, gli angeletti, robe varie, ma ho preso questi due. Poi cos'altro ho comprato? Stiamo arrivando alla fine, alla conclusione del video, e in conclusione vi faccio vedere i vari così tovagliolini natalizi. Questi qua con i fiori, questi qui rossi proprio di Natale. La renna, questa è la stessa renna che trovate sui piattini, se vi piace, a me piace molto. Forse avrei dovuto prendere la renna, però vabbè. Poi questo, che è lo stesso disegno della scatola dei biscotti, i cuoricini e i fiocchetti di neve su fondo rosso, e il cuoricino con il fiocco.
E queste sono tutte le cose che io ho comprato in questo momento da Tiger. Non c'erano tante palline, l'anno scorso c'erano più palline. Io qualche pallina l'avrei anche comprata, ma non ce n'erano di belle. Allora, poi qui ho un'altra busta, perché sono stata da Primark, ma vi devo far vedere qua. Niente di finito. Da Primark ho preso le altre calzette. Queste calzette qua sono buone, costano 3 pound e ce ne sono dentro 3 paia, 40 denari, perché sento un gran freddo, quindi metto queste che sono un po' più, insomma, spesse, ma non sono male come qualità. Ci sono anche 80 denari per proprio quando fa super freddo freddo, buone. E poi sono stata un attimo da Boots, proprio così, un attimo, entrata e uscita, e ho comprato delle nuove vitamine, perché finalmente ho finito quelle che avevo e ne ho prese altre. Queste qui sono quelle di Boots, sempre gommose, che piacciono queste, non mi piacciono quelle che si devono tirar giù, perché sono dei pastiglioni pazzeschi e io ho sempre paura di strozzarmi, e quindi prendo queste qui gommose che si masticano, quindi le varie vitamine. Allora, poi ho comprato questi prodotti qua, due di questa marca, Inky, Inky, sì, Inky, List, The Inky List, che sono dei prodotti low cost, tipo The Ordinary. Già ne ho provati tre e ve ne voglio parlare. Adesso ho comprato questi altri due, così provo anche questi e faccio la review. Questo qua si chiama Heptapeptide. E quest'altro è Polyglutamatic Acid. Ho sentito parlare molto bene di questo, che è più ha un potere idratante, cioè che lascia la pelle, insomma, come posso dire, che non fa evaporare l'acqua che c'è nella pelle, più forte dell'acido ialuronico. Quindi li provo. Questi qui sono veramente low cost e abbastanza buoni. Ho comprato le varie salviettine, queste qua per pulirsi le mani, quelle igienizzanti. Questa marca, Wet Ones, mi piace veramente tanto, la trovo da Boots, è buono anche il profumo. E poi ho ripreso la mia solita vitamina C di Clinique, che sto usando, continuo a usare. E quindi niente, questo è il giretto che ho fatto oggi, vi ho fatto vedere le cosette di Tiger, queste altre cosine qua di profumeria. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia, questo, e spero anche questo video non sia stato troppo così sbilenco. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, e commentate, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!